Stasera suonerò un concerto classico e il repertorio parte dal 1700 fino ad arrivare alla musica contemporanea, quindi eseguirò anche musica romantica, quindi è un excursus dal barocco ai tempi di oggi. Dice que bueno, tocará, hará un concierto clásico en excursus que va desde el barroco hasta hoy. Empezará con la música de Bach, terminará música romántica y terminará hasta los días de hoy. ¿Es la primera vez en Colonia Carolla? Sí, naturalmente. ¿Ha conocido la ciudad? ¿Qué le ha parecido? Spero di conoscerla più tardi dopo il concerto. Conosco molto questa zona perché sono già venuto l'altro anno, quindi molte province di Cordoba sono stato a suonare, quindi ho conosciuto già altre città. Sí, le gustaría conocer la Colonia Carolla. Ya acabamos de llegar, por lo tanto, pero ya conoce, decimos, a la Argentina porque ya vino el año pasado, hizo 8 conciertos, entonces conoce pueblos del interior de Córdoba y también el norte de la Argentina. Si tuviera que definir su música, cómo ha sido su carrera, ¿cómo lo haría? La mia carriera è un misto tra didattica, dove ho 20 allievi nel Conservatorio Santa Cecilia a Roma, e con tanti concerti da incastrare, è una vita piuttosto tortuosa, direi. Sì, lei insegna nella Santa Cecilia, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, tiene numerosi alumnos, però también, además, è una parte didattica e poi una parte concertista, perché è un concertista molto buscato non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo. Se tuviera algún sueño, algún desafío pendiente para Massimiliano, ¿cuál sería? Mi piacerebbe registrare, fare registrazioni di tante opere di Johann Sebastian Bach. Sí, le gustaría grabar muchas obras de Johann Sebastian Bach, que es del cual es un gran estudioso, es un gran intérprete. ¿Conoce a músicos argentinos? ¿Ha tenido contacto con algunos que toquen el mismo instrumento que usted? Sì, io suono anche il bandoneon, suono molto il tango, suono molto la musica di Astor Piazzolla e sono anche molto molto amico la moglie di Astor Piazzolla che vive a Roma, nella nostra città, per cui mi piace molto il tango. Sí, él, además de acordeonista, es bandoneonista, por lo tanto es un experto, toca el bandoneón, es un experto de tango, le encanta la música de Piazzolla, es amigo de la última mujer de Piazzolla que vive justamente en Roma.